Partenza per Final 8 Under 19. Vai via, oh, vai via! No, no, non sono stato, non sono stato. Vediamo se l'altro pulmino promette meglio. Ah, qua musica più seria, va, meno male. Bufalo, sei sempre te sei. Arrivati a Salso Maggiore. Momento culturale L84. Alla. Raga, un po' di vivacità, su. Sì. Sembrava un centro anziani che visita la città, cioè. Sì. E alla vostra sinistra potete ammirare un bellissimo salice piangente. Prima. Il mio papà, Dani Lotti, Jonathan, ce n'è tutti qua. Cosa vuoi? Ho visto. Colazione fatta. Vediamo i ragazzi cosa stanno facendo. Sembrano come piccioni, guarda. Stanno facendo la penitenza. Risveglio muscolare per i ragazzi al parco di Salso Maggiore Terme. Vediamo anche l'impegno del dirigente. Queste cose, abolisci. Buona Simo, buona Fed, buona Matti. Cambio. Rigore per l'Istri. Scarico i... Li scarico i rulli. A me non serve questo. Normale, un po' di agitazione, un po' di caghetta ci sta e penso che sia anche bello così. Come tutte le cose nuove ci spaventano, è solo questione di affrontarle. Quindi per questo vi dico, appena iniziamo, quando inizia la partita, piuttosto stiamo calmi, cerchiamo di fare le giocate semplici, mettiamoci in fiducia, entriamo in fiducia, entriamo nella partita. Una volta che abbiamo la fiducia, siamo entrati in partita, raga, il nostro gioco, pim pum pam. Pim pum pam e va. Ok, prima cosa più importante, raga, noi giochiamo per noi, per i nostri compagni fuori, per quelli che sono a Torino, per il mister Rodrigo e per tutti quanti quelli che sono qua con noi oggi che ci accompagnano, raga. Per tutti loro noi giochiamo, raga. Dai, divertitevi. Raga, possiamo, questo è quello che dicevamo ottobre, novembre, quando sono iniziati i primi turni di Coppa Italia. Magari arriviamo noi in Coppa Italia, siamo arrivati alla finale d'Italia. Oggi è più di una finale, questa è la nostra finale, non è quella di domenica, se dovessimo mai arrivarci, questa è la nostra finale. Perché da questa partita poi tutti discendono, dobbiamo passare da questa partita giocare da uomini veri, quelli che siamo, quelli che abbiamo fatto vedere contro LT, Aosta, Selecco, tutte quelle partite lì che ci sono messi i coglioni, le abbiamo portate a casa. Quindi oggi, raga, per me, per tutti quelli che rimangono fuori, per Mr. Dani, tutti quelli che rimangono fuori, a tifarci, e soprattutto per voi che siete qua. Vi ho detto, ve la state tranquilli, e oggi questa partita, domani voglio giocare, raga. Dai! Thank you.
squadra che comunque non si arrende, lotta, lotterà anche sotto, lotta sempre. Ora è il nostro momento. Noi siamo quelli che ce ne sbattiamo se siamo in svantaggio o in vantaggio. Ok raga, iniziamo con Fed che è nuovo e vittorio. Dai! Dai raga! Schettino è stato appena mutilato in campo, Corello. E l'aria è veramente tesa. Risultato ancora 2-1, falli 3-1 ai danni del Pomezia. Partita ancora in bilico, ragazzi. Loro ovviamente hanno messo il portiere in movimento. Mancano 5 minuti ancora. Secondo mutilato di gara. Stavolta è Simone Russo, ragazzi. Crampi, rientra Schettino che... un po' malconcio, ancora riesce a stare in piedi. Quando mancano ancora 3:45, risultato ancora in bilico, 2-1. 36 secondi alla fine, raga. 2-1. Ci dobbiamo difendere, dai raga! Secondi e 63. Teniamola! È finita! È finita! È finita! Finisce 2-1, ora semifinale, domani alle 13:30, ragazzi intanto stanno ancora festeggiando in campo, ora entriamo negli spogliatoi, vediamo un po' il clima di festa. Terzo giorno a Salso Maggiore, i ragazzi dovrebbero essere qui a fare colazione e infatti date il faccio sveglio, il faccia sveglia Zago sta proprio zatto, ho detto basta con la droga, no qua siamo tutti abbastanza svegli. Andiamo a vedere nel tavolo dei vecchi se c'è qualcuno che ha accusato la notte. No, siamo tutti abbastanza svegli. Dai. Pronti per la partenza? Verso il palazzetto. Tì, guarda che facce. Ragazzi molto tesissimi e silenziosi oggi. Facce decisamente concentrate come il mister. Ah, non sto sentendo un cazzo. Eccoci di nuovo qui. Stavolta proprio per le semifinali. Just arrived. Right. Emilia Romagna Arena. Just arrived. Just arrived. Nice della UEFA, parla. Esatto, eh? Esatto. Wow, è l'84. Siamo ancora qui. Io dopo ieri sera io voglio tornarci perché io domani voglio giocare la finale. Non so voi, ma io sono una carogna che voi non avete idea. Come ieri siete stati una squadra di uomini, oggi ancora di più. Perché vi ricordo che l'anno scorso il nostro percorso si è concluso qui in semifinale. Io non voglio concluderlo come l'anno scorso. In campo diamo l'anima, io darò l'anima per voi, voi date l'anima per me, per tutti, per quelli che stanno fuori, per quelli che sono partiti per Torino, che io voglio che questa sera saranno a cena con noi, raga. Quindi mettiamoci cuore, palle, coglioni, andiamo a vincere! Dai, raga!
attenzione alle palline attive, guardiamoci prima, guardiamo come si predispone. Andiamo bene le palline attive, raga. Raga, andiamo, eh! Siamo tutti. Gola, zomba, squarciagola, ah, yeah, eh! Zombie per noi, raga! Dai, zombie, dai, zombie! Oh, facciamolo per noi! Tutti insieme fino alla fine, oh! Uno, due, tre! Bravo, bravo, che sarà là! Dai, raga! Dai, raga! Ci siamo, manca veramente pochissimo all'inizio della semifinale, pubblico piuttosto caldo, ora le squadre sono già in campo, vedremo chi batterà per prima. Belle 84 scende in campo con starting five composto da Garofano, Fetti Amul, De Felice, Russo e il quinto che non mi ricordo. Comincia, ragazzi, speriamo bene, incrociamo le dita, dai raga! Sì! Alla fine del primo tempo, ovviamente risultato 1-0, falli 0-0. Raga, gol incredibile di Schettino, una sassata sotto l'incrocio, 2-0, 12-06 ancora da giocare, partita fin qui molto equilibrata, ma i nostri stanno sfruttando bene l'occasione. Adesso time out di mister Boccardi, che sicuramente vorrà dare ultime indicazioni ai suoi, ma veramente una grande gara fino adesso. Vai Simo, vai Simo. È appena finito il primo tempo tra L84 e Cornedo, stiamo vincendo 2-0, una partita bellissima dei nostri, sono rimasti molto concentrati, abbiamo rischiato anche di portarci più volte sul 3-0, però c'è molta tensione. Pronti per l'inizio del secondo tempo? Speriamo sia come il primo, ragazzi, speriamo sia come il primo. Dai raga! Appena segnato il Cornedo con praticamente il primo tiro in porta della partita, però un gol molto bello a livello visivo, siamo 2-1, c'è ancora un quarto d'ora da giocare, ovvero un'eternità. Sì! Firmato al nostro capitano De Felice dopo appena 1 minuto e 40 dal loro gol. Questo è molto importante ovviamente per la mentalità. Siamo ancora in campo, manca ancora tantissimo, ragazzi, però dobbiamo continuare così. Secondo gol del Cornedo, arrivato ad altri 60 secondi dal nostro. Partita che sta viaggiando su ritmi veramente altissimi, bellissima, e certo è che ciò va a discapito della nostra salute mentale, soprattutto coronarica. Manca ancora tantissimo, ma che gol ha fatto De Felice, ragazzi, che gol ha fatto De Felice, che gol assurdo di De Felice, ragazzi, un diagonale incredibile che si è stampato prima sul secondo palo e poi è entrato per il 4-2 quando mancano 9:37 ancora da giocare. Partita bellissima, è finita, è finale. Buongiorno ragazzi, ultimo giorno a Salso Maggiore, alle 11 avremo la finalissima contro l'Istituto Roma 3-0. Scusate la voce, ma siamo un po' tutti stanchi, andiamo a vedere un po' qual è l'umore dei ragazzi a colazione. Situazione mattina della finale,
social media manager e fa segni strani. E... Oh, ma chi è Zacchino? Proprio lui. Schè, crampi, t'a posto? Mentre scendevo le scale, ma poi è arrivata Alice che ha trattato. Poi c'è, c'è il Bonze, abbiamo anche i ragazzi dei, dei piani alti. Poi abbiamo la fisioterapista più brava del mondo. Vediamo come va, dai. Rotto salso maggiore. Come tradizione, ingresso al palazzetto per l'ultimo giorno. Siamo già negli spogliatoi dell'Emilia Romagna Arena. I ragazzi non li ho mai visti, soprattutto non li ho mai sentiti così silenziosi. Dentro, dentro al pulmino non, non volava una mosca. Speriamo che sia sintomo di concentrazione. Giubilei sta qua. Perché? Perché vuole che Fed faccia un po' più presto gli interventi più avanzati della, della Ipsi. Faccia questa cosa per avversi. Fanno in Italia questo e quello. Cosa si lancia il telefono. Siamo in finale, raga. Non c'è niente da dire oggi. Come ha detto il mister Fritti Spogliatoio, divertiamoci, giochiamocela col sorriso. Però dove non arriva, dove non arrivano le gambe, gli sforzi, arrivano i desideri, raga. Questo per me è un sogno, io spero sia per tutti voi. Questo se vinciamo campioni d'Italia, forse non le rendete ancora conto. Io, Buffalo, Fred, quelli che c'erano l'anno scorso, abbiamo perso il nostro sogno in semifinale contro di loro. Ora siamo in finale di nuovo, c'è qualcuno, c'è dato un'altra possibilità. Siamo qui a giocarcela, io non voglio riperdere, perché non voglio sentire loro far festa, ma voglio sentire noi a fine partita. Io la voglio alzare quella coppa, raga. Quindi mettiamoci i coglioni e andiamo a vincere sta partita. Buona, dai, 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 vamo, raga, vamo, cazzo. Andiamo! Vamo, 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 raga, vamo! Dai, vamo! Dai, zombie, dai, zombie! Oh, tutti insieme! Uno, due, tre! Vamo, vamo, Serana! Dai, raga! Sta per cominciare la finalissima tra noi della L84 e Isteri Roma 3Z. Clima veramente molto teso, anche perché ricordiamo che Isteri Roma 3Z l'anno scorso ci ha eliminato proprio in semifinale, quindi è anche una sorta di rivincita. Ragazzi, li ho visti molto concentrati, speriamo che almeno a fine primo tempo porti belle notizie. Dai! Simone Russo quando mancano 11:31, partita veramente tosta sia a livello fisico che mentale, intanto però ci siamo portati avanti. Dai Esimo! Dai Esimo! Doppio L84, gol del capitano, gol bellissimo da calcio d'angolo tra l'altro, pazzesco, un mancino sotto la traversa, 2-0, 9-23 alla fine del primo tempo. Ma che gol hai fatto! 3-0, se possibile un gol più bello di quello di De Felice. Nuovo un fenomeno, nuovo un fenomeno, fino adesso si era tenuto, l'avevamo detto che lo aspettavamo in finale, ha fatto un gol... Capolavoro, due dribbling, poi tunnel al portiere, bellissimo. 5 secondi alla fine ragazzi, del primo tempo ovviamente. Risultato 3-1, per poco sta diventando 4-1, 2.73 a giocare. A fine primo tempo, finito ora il primo tempo, 3-1 per noi, 3 gol, uno più bello dell'altro. Adesso andiamo subito negli spogliatoi per vedere se
che cosa dice l'allenatore e poi vi riporto subito sugli spalti. Ragazzi, se pensavamo che fosse una cosa facile sul 3-0, non abbiamo capito un cazzo. Ancora più difficile. Cazzo, diventa ancora più difficile perché questi hanno sottovalutato e ora iniziano a capire che ci devono rispettare. Quindi noi, siccome siamo sempre stati rispettosi di tutte le squadre, alcune volte fin troppo rispettosi, continuiamo a giocare. Ragazzi, ripeto, 20 minuti, diamo tutto, noi non dobbiamo rimpiangere niente, noi dobbiamo raggiungere quello che sappiamo, noi dobbiamo utilizzare sto cuore e sta testa più di loro, perché noi abbiamo più voglia. Sta per cominciare il secondo tempo, si riparte da un bel risultato, speriamo che rimanga tale. Dai raga, dai! Subito gol! Subito gol! 10 secondi sono passati! Avvio di secondo tempo incredibile, sono passati 10 secondi e Russo ha deciso di fare doppietta portando il risultato sul 4-1. Sicuramente un ottimo inizio. Dai raga, ce la dobbiamo portare a casa adesso. Accorcia le distanze l'Istio di Roma dopo che abbiamo perso una brutta palla a centrocampo. Siamo 4-2 ancora per noi. Un po' il blackout dell'84 che abbiamo subito un altro gol, adesso siamo 4-3, gol su punizione, abbiamo lasciato un uomo completamente libero in area di rigore sul secondo palo come è già avvenuto per il gol del 4-2 e ragazzi devono tenere duro perché adesso si fa veramente tosto. Niente, è successo l'inevitabile, ovvero hanno pareggiato i ragazzi dell'Istio di Roma con un gol su una ripartenza nata da un fallo netto non fischiato all'arbitro. Il risultato adesso è di 4-4, 9 minuti e 41 al termine e adesso è o la va o la spacca. Crollo della squadra che subisce anche il 5-4. Mancano 2.42, noi stiamo giocando il portiere in movimento. Le speranze sono appese a un filo, però non molliamo, dai. I ragazzi stanno ricevendo ora le medaglie. Ci ritorneremo qua e la vinceremo noi, raga. Dai, raga.